Buonasera e ben ritrovati con Alma Culturas, il solito appuntamento del lunedì nell'ambito di Officina Mediterranea. Questa sera abbiamo un graditissimo ospite, uno scrittore, uno storico, Enrico Fagnano, che ha scritto un bellissimo libro, La storia dell'Italia Unita. E stasera invece affronteremo, analizzeremo un altro scritto di Enrico Fagnano, Contra Catilinam. Enrico, non lo Enrico, è vedo. saltato. Sì, buonasera a tutti. Ciao Marianna. Enrico, è saltato il collegamento. Penso che si stia per collegare. Io direi di mandare la sigla e quindi aspettiamo un Sì, attimo allora che. nell'attesa che Enrico ripristini il suo collegamento, noi mandiamo la nostra consueta sigla. Siamo qui senza Enrico. Senza Enrico. Vediamo se purtroppo problemi di linea, non era a casa sua, per cui era un po' in giro, per cui stava provando a riconnettersi con il telefono, con il cellulare, a vedere quale si vedeva meglio. Ecco, ecco, è arrivato adesso. Vediamo. Ecco Sì. Enrico, siamo in diretta, Enrico. Buonasera Vi Enrico. lascio. Ciao, ciao, ciao a tutti. Speriamo che il collegamento Sì, vada meglio. venga un po'. Sì, allora io ho fatto una brevissima presentazione, tua presentazione. Grazie per aver accettato il nostro invito e ben ritrovato qui in Alma Culturas nell'ambito di Officina Mediterranea. Dicevo che Enrico è autore di un bellissimo libro, La storia dell'Italia Unita. Ecco, noi abbiamo parlato più volte di questo tuo libro, ma stasera invece parliamo di un altro tuo scritto, Contra Catilinam. Sì. Vuoi iniziare, Enrico, a dirci Sì. qualcosa di questo libro? Beh, Catilina, Luigi, Certo. Lui, Luigi, Lucio Sergio Catilina era un senatore romano che ricordiamo tutti per aver voluto sovvertire la Repubblica, quindi le famose Catilinarie di cui Cicerone ci ha parlato. Come mai questo titolo? Il titolo si giustifica con il fatto che l'ultimo pezzo del libro in realtà è una riscrittura in chiave moderna della Catilinaria dell'8 novembre del 63. Ma tutto il libro è
improntato ad una critica che vuole essere volutamente, insomma, ironica, ma è una cosa seria. Il mondo di oggi è un mondo nel quale obiettivamente si vive male, siamo sempre oppressi, si cerca di condizionarci, si cerca di trasformarci in consumatori seriali. E allora tutto questo come lo vogliamo affrontare? Come lo vogliamo criticare? In maniera tragica, rendendo la cosa ancora più tragica? Oppure vogliamo farci appunto un bello sberleffo a tutto questo? Io ho scelto la seconda strada. Il Da fatto buon che il mio libro. napoletano, Enrico, da buon napoletano. Ma veramente, diciamo, io credo che questa sia la strada più corretta, indipendentemente dal fatto che io sia nato a Napoli. È un mondo veramente da criticare. E allora io cerco di farlo appunto in una maniera coinvolgente, in una maniera in cui posso essere seguito. Ti leggo solamente il primo aforisma, quello che introduce il Sì, ho libro. qui davanti. Solo poche persone hanno realmente qualcosa da dire, l'importante è non farle parlare. Questo è il mondo di oggi, è un mondo nel quale parlano i ciarlatani. Sono importanti quelli che dicono banalità e che non dicono niente. Chi ha veramente qualcosa da dire, veramente deve lottare per dire qualcosa. Ed è un mondo dominato dai Catilina. I Catilina sono dappertutto oggi, sono loro che comandano, sono loro che tengono le leve del potere. E allora, nel nostro piccolo, noi cerchiamo di creare dei nuclei di resistenza contro tutto questo. Lo facciamo innanzitutto, come tu ben sai, lavorando sulla nostra identità, come faccio con l'associazione di Edoardo Vitale Sud e Civiltà, lavorando sulla nostra identità, sulla nostra storia vera, sulle nostre radici. E poi io lo faccio anche con questi piccoli scritti, che all'inizio strappano la risata, tutti quanti, quasi tutti, però dopo questa risata diventa amara. In fondo al mio scritto c'è sempre una punta di amarezza. E l'uomo del 2000, l'uomo che si piega molto e all'occorrenza si spezza Si anche. spezza anche. Questa è una brevissima presentazione fatta da me stesso del mio libro. Poi, ovviamente, come tutti i libri, ognuno ci legge tante cose che magari l'autore non pensava neanche di mettere. Beh, diciamo è bellissima. Io ho riso molto, ho letto il tuo libro, naturalmente, prima di condurre questa intervista, e ho riso parecchio. Adesso diciamo comprendo quello che tu ci hai appena spiegato, ed in effetti è così, sono delle verità. Apparentemente, diciamo, una prima lettura ci si fa una risata, però in effetti sono tutte cose reali, realmente esistenti. Vogliamo leggerne qualcun'altra? Vediamo un po'. Io devo inforcare i miei occhiali, altrimenti. Vediamo. Dice: non tutto è perduto, però forse il peggio non è ancora arrivato. E ancora. E certo, sembra una cosa che fa ridere, ma se ci pensi bene, È così. dopo. Leggiamo quest'altra, vediamo un po'. Dedicato a tutti i proprietari di cani. Tutti i proprietari dei cani che abitano sul marciapiede di destra portano i cani a fare la cacca sul marciapiede di sinistra. Tutti i proprietari dei cani che abitano sul marciapiede di sinistra
portano i cani a fare la cacca sul marciapiede di destra. Non bisogna necessariamente essere proprietari di cani per capire il senso di questo breve racconto, che può essere uno solo. Se abiti sul marciapiede di destra, ma anche se abiti sul marciapiede di sinistra, quando scendi la mattina è meglio che fai attenzione a dove metti i piedi. E in effetti è In così. Diciamo che effetti è così. l'intelligenza. Quando esci la mattina, esci dal tuo covo, dalla tua tana, ma entri in un mondo dove, in un mondo di lupi, in un mondo di gente dalla quale devi stare attento, e devi stare attento anche a volte anche ai cosiddetti amici, sai. Eh sì, io concordo parecchio con te su questo aspetto. E, io andrei ancora avanti con la lettura perché mi diverte e secondo me la maniera migliore ecco, di parlare del tuo libro è proprio quello di leggere, dedicato a tutti noi. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Quando, come e perché? E principalmente, ma chi ce lo fa fare? Ecco, tante volte ci ritroviamo a dire, ma chi ce lo fa fare? Soprattutto chi prova ad avere dei valori, degli ideali, prova ad impegnarsi, prova a condividere, prova a rispettare il prossimo, prova ad aiutare il prossimo. E tante volte, ecco, non sempre le energie spese, come dire, ci ritornano in termini di cose belle. Non è sempre così, purtroppo, in noi. Volevi aggiungere qualcosa? Enrico, credo tu ti sia frizzato. Oggi il collegamento è È veramente. ballerino. Sì, Sì, è no, ti davvero volevo dire che per ballerino. alcuni minuti il collegamento è mancato. No. Ballerino, sì. Ma. Vediamo un po' se io nel frattempo che Enrico ripristina il suo collegamento, continuo a leggere qualcosa a chi ci segue da casa. Dedicato al mio migliore amico. Chi sei? Cosa fai? Da dove vieni? Perché sei qui? E principalmente, ma quando te ne vai? Ancora. Sì, Ecco, mi ha ascoltato Enrico. ti ho sentito. Senti, quello successivo lo leggo io, quello Sì, dedicato al mio amico buddista. buddista. Sì, e questo amico buddista esiste veramente ed è, diciamo, il leader dei buddisti napoletani. E tanti anni fa andava in giro e ogni volta che incontrava qualcuno diceva: la via dello Zen è molto pericolosa. E va bene, lo diceva sempre. Poi è venuto il suo compleanno, siamo andati alla festa e ognuno gli ha letto qualcosa. Io gli ho letto questo aforisma che adesso condividiamo con tutti i vostri ascoltatori. Certo, la via dello Zen è molto pericolosa. Ma via Galileo Ferraris, dietro alla ferrovia, è più pericolosa ancora. E devo dire che il mio amico buddista poi si è tolto il vizio di dire questa cosa della via dello Zen. Allora, vediamo un po' che Allora, altro. prendiamo questo, cerchiamo di prendere i più brevi, prendo i più brevi. Tutti gli uomini hanno un prezzo. Ogni uomo ha il suo prezzo, tutti comunque concedono lo sconto. E questo ovviamente è un piccolo pensiero che ci porta a riflettere sulla qualità dei nostri contemporanei. E appunto,
tutti gli uomini hanno un prezzo, spesso però capita che non sono aggiornati sulle quotazioni di mercato. Insomma, di persone che si sopravvalutano è pieno il nostro mondo. Sì, e assolutamente poi, sì. E poi c'è sempre la questione della guerra, questa questione che è veramente incomprensibile. Com'è possibile che degli uomini decidano di ammazzare altri uomini? Non lo so, a me sembra una cosa che... Una cosa del genere, secondo me, non dovrebbe appartenere all'essere umano. E allora questa cosa la diciamo alla maniera, appunto, in cui ho detto tutte le altre cose in questo libro. La bomba forse può anche essere intelligente, ma chi la lancia, su questo invece non ci sono dubbi, è sempre un deficiente. Oddio, diciamo deficiente per non dire altro, anche un po' per fare una specie di assonanza, se non di vera e propria rima. Comunque questo è il tono del libro. Chi ci sta ascoltando sta sicuramente comprendendo come quello che abbiamo detto all'inizio sia vero. Insomma, c'è sempre la risata, il sorriso, però poi ti fermi a pensare e dici ma sto ridendo su una cosa tragica. Ricorda, uomo, che polvere eri e polvere diventerai, ma nel frattempo non è esclusa un poco di baldoria. Anche questa mi piace molto. Abbiamo milioni di meravigliose risposte. Adesso stiamo cercando quelli che hanno le domande. Certo, questa è una cosa molto contemporanea. Tutti pensano di sapere tutto, invece... Sì, se senti la televisione la sera sanno tutto tutti. Sono tutti depositari della verità. Sì. Tantissimi anni fa, ma veramente moltissimi, nel 250 avanti Cristo, un filosofo disse che la democrazia degenera nella oclocrazia. Dovrebbe essere Plotino, se non ricordo male. Due secoli prima Aristotele aveva detto che la democrazia degenera nella demagogia, ma era stato un signore. La democrazia, cioè il mondo nel quale viviamo noi oggi, degenera nella demagogia, ma poi finisce nell'oclocrazia. Oclos era un termine quasi intraducibile, perché significa la peggiore gente che c'è in circolazione. In una sola parola i greci dicevano tutto questo concetto così complesso. E questo è quello a cui stiamo assistendo noi oggi e in tutti i campi. I mistificatori vanno avanti, gli intrallazzatori, ma è una cosa, direi, quasi generalizzata, a cominciare appunto dalla nostra classe politica, che oramai è degradata oltre ogni immaginazione. Ma non mi riferisco solo ai politici italiani. Questa cosa riguarda un poco tutta l'Europa. I nostri politici non hanno più personalità, sono dei burattini nelle mani del vero potere, del potere, oserei dire oscuro, vabbè, oramai l'ho detto. E a questi signori io ho dedicato un bel aforisma che adesso ti leggo. Questa è davvero una cosa strana. C'è in giro un sacco di gente che vende il fumo, ma questa è una cosa ancora più strana. C'è un sacco di gente che se lo compra. Che significa? Significa che c'è un sacco di gente che li vota, questi personaggi. Certo. Che li vota, la gente li vota, li segue, li applaude. Io sinceramente, per la classe politica contemporanea, provo una grande pena, però è una pena mista ad una rabbia, perché queste persone comunque stanno devastando le nostre vite con scelte irreali, irrazionali, con cose che e noi glielo consentiamo, Enrico, noi glielo consentiamo, sì, perché non abbiamo un pensiero critico e la capacità di, diciamo, di discernere. Noi glielo consentiamo, noi elettori, no? Il gregge glielo consente, perché sì, molti sono pecore che vanno
che seguono l'onda. Seguono, sì, molti sono pecore che seguono, ma molti hanno delle piccole rendite di posizione da difendere, delle piccole, delle piccole convenienze da difendere. Cioè, quando il pesce puzza, puzza dalla testa fino alla coda, cioè non è che questi politici poi si circondano di gente che è come loro, e questi a loro volta si circondano di persone che sono fatte in questa maniera. Se una persona per bene, un professionista si mette in politica, ma stai tranquilla che viene espulso dal sistema nel giro di pochi mesi. Devi essere fatto in quella maniera per navigare, per nuotare in Certo. quell'acqua. E in tutte Occorre queste cose. scendere a compromessi, occorre. Sì. Io tutte queste cose le ho dette col sorriso sulle labbra, ma il mio libro non è un libro. Tu hai detto che ti sei fatto un sacco di risate, e questo è quello che mi dicono tutti per la verità. Non ti dico quando Beh, a faccio. primo acchito è così, leggendolo. Sì, ma non ti dico quando faccio i reading, la sala proprio esplode spesso e volentieri. Però è la strada che io ho scelto per attaccare questo mondo nel quale viviamo. Senti questo, non sempre è colpa degli occhi se non si riesce a guardare oltre. E ovviamente non sempre è colpa dei piedi se non si riesce ad andare lontano. Dovremmo essere tutti un poco più sognatori. Certo. Però che sta succedendo, Anna Maria? Sta succedendo questo, che molta gente fuori dal coro, molta gente che non vuole accettare questi compromessi e che non vuole e non vuole neanche sottostare, sta trovando il modo di aggregarsi. Si stanno creando tanti piccoli nuclei di resistenza. Loro vorrebbero trasformarci in degli avatar, in dei consumatori seriali, però si sta creando una resistenza dal basso. Sono tanti nuclei non collegati tra loro. Questo bisogna. È bellissimo quello che dice Santina Gullotto: ridere per Mi non piangere. piangere. Però, cara Santina, purtroppo questi ci fanno piangere. Giorno per giorno vediamo l'allucinazione, quanto sono allucinanti le loro scelte. Che poi ricadono sulle nostre vite. Grande Maurizio, grande Officina Mediterranea che sta creando questa comunità Ci così estesa. auguriamo davvero di dare spazio, a tante belle idee, a tante persone, personalità interessanti che possano, come dici tu, contribuire a migliorare questo mondo e non ad affossarlo come quelli di cui parlavamo poc'anzi. Però Sì, ecco, sì. occorre molto impegno, occorre una forte volontà, determinazione. Bisogna, ecco, non scoraggiarsi perché è più semplice scoraggiarsi di fronte, no, a tutto quello che, di cui parlavamo poc'anzi, piuttosto che persistere, no? Sì. Sì, Insistere. vabbè, ma vedi, questo è normale. A un certo punto la gente dice: ma io mi faccio i fatti miei, penso a me, penso al mio piccolo orticello, chi me lo fa fare? Però quando poi si vede che sono tanti i gruppi e che questi gruppi sono anche numerosi, ti viene la voglia di darti da fare, di aggregarti, di unirti agli altri. Un altro aforisma mi sta venendo in mente, non lo trovo nel libro, lo dico a memoria. Siamo tutti sulla stessa barca. Questo è molto attuale, siamo tutti sulla stessa barca, però c'è sempre chi rema e chi prende il sole. E noi vediamo che c'è un sacco di gente che prende il sole sulla pelle nostra, che siamo costretti a remare tutti i giorni. Si dice
che non bisogna fare il passo più lungo della gamba. E forse è vero, però è vero anche che c'è in giro troppa gente che fa il passo più corto della zampa. Sì. Insomma, sì, io mi rendo conto che si ride, ma dopo che uno ne ha sentiti 10 o 15 di questi aforismi, nel libro ce ne sono centinaia, logicamente, e uno incomincia a capire che c'è un secondo livello, che c'è un secondo livello di lettura, che insomma stiamo dicendo qualcosa che non si limita a questo discorso superficiale del facciamoci una risata sulle miserie del mondo contemporaneo. Lui disse nulla, lei rispose silenzio. Questa sera, questa trasmissione, ha il merito di mettere, in evidenza le tue tantissime qualità. Avevamo già, conosciuto Enrico Fagnano per l'importantissimo libro sull'Italia Unita che tu hai scritto. Ho letto che hai trascorso addirittura un anno in Ti ripeto, biblioteca. non so se si sente bene la mia voce. Adesso sì, io ti sento bene perlomeno. Vuoi provare a dire Io qualcosa? ho sentito quello che tu hai detto, non so se l'hanno sentito gli ascoltatori. Sì, io credo di sì, perché immagino che i problemi siano solo legati al tuo dispositivo. Insomma, dovrebbero averci ascoltato bene da casa. Ad ogni buon conto, dicevo, il libro che tu hai scritto, ecco, invito a chi ci segue da casa ad acquistare Contra Catilina, il libro che abbiamo presentato questa sera, Sì, e ricordo che Enrico ha anche scritto un importante libro sull'Italia Unita, che mette in evidenza tutto quello che ci hanno nascosto, perché ecco, la storia dell'Italia Unita mette in evidenza tutta una serie di aspetti ai più sconosciuti. Dicevo che Enrico, ho letto che ha trascorso per scrivere questo libro addirittura un anno in biblioteca. E ha appassionato anche tutti gli impiegati della biblioteca che si sono affannati a procurargli testi per scrivere appunto questo libro. Enrico Fagnano è un autore del Sud, molto legato alla sua terra, e io invito tutti quelli che ci hanno seguito stasera ad acquistare i suoi libri. Abbiamo conosciuto un Enrico Fagnano simpatico, divertente, oltre che grande professionista, grande storico. Ecco, io non conoscevo questo suo aspetto e sono felice di averlo conosciuto. Non vedo più Enrico, probabilmente il collegamento è saltato. E io ringrazio, vediamo se c'è qualcuno che ci segue da casa, che scrive. Gabriello Caios scrive grande, sì, è così. Santina ci informa che si sente bene, ma nel frattempo Enrico io non lo vedo più. Ciao da Salerno, Giacomo Tortorella, ciao anche a te Giacomo. Ricordo, ecco, a proposito di Santina Gullotto, ricordo che domani sera alle 17 riprende il format sulla poesia. Lo conduce appunto la nostra cara amica Santina Gullotto e quindi vi aspettiamo tutti quanti domani pomeriggio alle 17. Ringrazio ancora Enrico Fagnano per la nostra bellissima chiacchierata e immagino che non riesca più a mettersi in contatto con noi. Io saluto tutti voi da casa che ci seguite sempre con tanto affetto e mostrate interesse verso questa nostra trasmissione. Grazie ancora a voi tutti e una buona serata e a presto.